Una cittadella dello sport al Margo Rabbia è la notizia che il sindaco di Luino ha lanciato durante l'incontro a Palazzo Verbania. E quindi verrà costruita il Margo Rabbia e il Margo Rabbia diventerà il secondo sito sportivo della città di Luino. L'idea è quella di coagulare in termini urbanistici poli e strutture con finalità condivise, privilegiando l'aggregazione rispetto a una visione polverizzata dell'offerta. Stessa filosofia su cui poggia il masterplan della stazione, patrimonio storico e culturale in cerca di rigenerazione, con una sfida concettuale, prima ancora che pratica, agganciare il rilancio al futuro, cioè alla scuola. Portando in questo ambito gli istituti scolastici superiori, quindi di competenza della provincia, perché possano generare quella massa critica capace di dare l'innesco a una nuova vitalità urbana. Come spiega il consigliere Fabio Sai, l'iniziativa è sbocciata in pieno Covid, quando rinunce e isolamento, distanza e marginalità hanno riaffermato con drammatica urgenza la necessità di ricucire anche fisicamente ambienti diversi ma potenzialmente omogenei e valorizzare la bellezza dello scalo, debellando le sacche di degrado e insediando proprio lì il nuovo polo della formazione. Insomma, gioventù, freschezza e nuovi orizzonti come antidoto al disagio. Io credo che ogni sviluppo di una civiltà, di una società, passi attraverso la scuola. E quindi se noi non interveniamo guardando per prima cosa questo aspetto che è quello della scuola, molto probabilmente iniziamo a partire, cosa facciamo, Luna Park, cosa potremmo fare lì dentro? No, noi partiamo con l'idea di una scuola. È ambizioso, è difficile, è complicato, però è auspicabile. La direzione l'abbiamo impostata per costruire una bellezza, però la costruiamo insieme alla conoscenza, insieme all'educazione.